Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati in un nuovo episodio di Alan Wake 2. Ci troviamo qui nello spazio mentale, nel palazzo mentale della nostra protagonista, Saga Anderson, e volevo approfittarne per fare un attimino mente locale con voi rispetto a ciò che abbiamo visto nella scorsa puntata. Mi riferisco in particolare ai riferimenti a Control, perché il Federal Bureau of Control ha indagato sulla natura degli eventi misteriosi qui a Bright Falls, più precisamente al Cauldron Lake, e addirittura, se non sbaglio, nel gioco principale il thermos di caffè e i clicker erano ritenuti degli oggetti paranormali. Il Federal Bureau of Control, come vi dicevo, è un'agenzia che si occupa di indagare tutto ciò che ha a che fare con alterazioni del mondo, tra cui anche per esempio questa sovrapposizione di cui abbiamo letto, eventi paranormali in generale. E ora io non ho potuto giocare con mano il DLC di Control, il secondo DLC che si ricollega e in parte fa anche da teaser e da prologo a questo Alan Wake 2. Non l'ho potuto giocare perché avevo l'edizione per PlayStation 4 di Control, poi ho dato la mia PlayStation 4 a una collega, gliel'ho regalata. Quando ho preso la PlayStation 5, approfittando del PlayStation Plus, ho scaricato la Definitive Edition di Control, all'interno della quale erano presenti anche i DLC. Tuttavia, per potervi accedere, avrei dovuto rigiocare il gioco dall'inizio e non ho avuto tempo di farlo, ma mi sono comunque informato, quindi so che cosa accade all'interno del DLC. A grandi linee, quello che mi sembra di aver capito è che Jessie Jaden, la protagonista nonché direttrice del Federal Bureau of Control, viene contattata proprio da Alan Wake, il quale sfrutta anche lei per cercare di liberarsi in qualche modo. Quindi c'è questo primo collegamento. E poi, appunto, sappiamo che il Bureau comunque sapeva chi era Alan Wake, aveva ricevuto delle comunicazioni in qualche modo, parliamo sempre di modalità etere paranormali da parte dello scrittore, e quindi sono molto curioso di sapere come si collegherà il tutto. Certo, rispetto a quello che vi dicevo nella premessa, anzi prefazione alla serie, il fatto di aver letto nelle recensioni che si possa giocare questo titolo senza aver giocato il primo Alan Wake e il primo, scusate, non il primo, e Control compreso di DLC, mi sembra strano, ecco, mi sembra strano che questi titoli non siano Amici di caldamente Codegeisport. consigliati. Sì, adesso lo guardiamo il tabellone del caso, hai ragione, Saga, perché comunque fa tutto parte del Remedy Connected Universe e io penso che l'esperienza in sé sia fruibile e godibilissima anche senza tutti questi riferimenti, senza diciamo avere la big picture completa, però inevitabilmente dei tasselli si perdono e abbiamo a che fare comunque con una trama molto weird, molto complessa, molto intricata, molto criptica ed ermetica anche in alcuni casi, per cui in realtà mi dispiace non aver ripassato abbastanza in vista di questo Alan Wake 2, perché sicuramente avrei potuto fare delle considerazioni molto più precise e puntuali, ma spero che giocando mi ritornino alla mente diverse cose, come in realtà è successo finora. Ovviamente la mia memoria è sempre quello che è, però nel caso, ragazzi, ci saranno dei momenti didattici dopo che avrò approfondito alcune cose che magari mi ronzano in testa, come tarli nel cervello, ma che ancora non riesco a mettere a fuoco in maniera così chiara, perché insomma è passato abbastanza tempo. Allora, secondo la pagina, Nightingale sarebbe tornata a Cauldron Lake ed è un posseduto. Allora, la pista Nightingale ha portato un'altra pagina, assolutamente. Witch Hat, esatto. La pagina era coperta da una sostanza che è stata bruciata dalla torcia. Parlava di una certa Witch's Hat. Ok. E infatti, No. no? Forse la pagina sta cercando di dirmi dove trovare il fusibile. Deve essere da qualche parte nei dintorni di Witch's Hat. Ok. Le orme dirette verso la foresta. Aspettate che desumo. Vanno qua, esatto. Prima queste impronte non c'erano, Nightingale è passato da qui, sono sulla strada giusta, ma certo che lo sai, carissima. Non so se è così fondamentale in realtà mettere tutto, eh. Magari no. Light is the key.
La luce è la chiave, la luce intensa safe, fornisce protezione. But for something more to be revealed as well. Tieni gli occhi aperti per altri posti come questo. Significa che la luce può influenzare la realtà. In effetti Nightingale è stato scacciato dalla mia torcia. Oh sì, carissima. Carissima saga, assolutamente. Ok, trova Witch's Hut, riaccendi le luci di Witch's Hut, trova un fusibile nella zona circostante. Ora, abbiamo la possibilità di fare ulteriori profilazioni su Nightingale, in particolare per quel che riguarda la sovrapposizione. Facciamolo. L'albero era una soglia, You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway. Esatto. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Anche le soglie, se non sbaglio, sono citate in Control. Sono questi luoghi mistici, quasi delle porte per lo xenoverso, ok? Per citare Rancore. Cavolo, Rancore piacerebbe tantissimo questo gioco. Vabbè, Rancore è un rapper romano, Tarek Yuri, c'ha l'anagrafe. Lui è piuttosto intrippato su questi discorsi qua di dimensioni alterate, realtà parallele, Xenoversi. Addirittura il suo ultimo album si chiama Xenoverso e c'è tutto un concept dietro a questa weird science. Ok, questa in realtà ce lo continuavo a dare in giallo, ma avevamo già esaminato tutto. Ok, allora, in realtà Witch's Hut dovremmo sapere dove si trova. Se non sbaglio. Guardate che bella la luce. Allora. Ho bisogno però un attimino della mappa. Esatto, esatto. Sì. Si saliva da questa scarpata. Ci eravamo stati. Era la Stamberga stregata, eh. Di qua. This is the witch's hut. Eh sì. Riaccendi le luci e trova un fusibile nella zona circostante. Ok, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Ok, dobbiamo trovare un fusibile. Io tra l'altro c'ho il volume a palla. Entriamo. Page described the hut being lit and mentioned a fuse. Ok. Non vorrei perdere interazioni. Io però qua il fusibile non lo vedo, eh. Temo che ci stiamo allontanando troppo, infatti. Ok, mi ricordo la cabina telefonica come punto di riferimento. Witch's Hut. Qua si scende. Forse da questa parte. Eccolo. Ah no, è fuori uso, mannaggia. Qua cosa abbiamo invece? Oh, un diario? Venerdì. Oggi Mitch mi ha detto che la sua famiglia se ne va. Cavolo, non l'ho ancora detto che mi piace. Ormai a che serve? Ha detto che i suoi genitori vogliono cercare dei lavori migliori e mandarla in una scuola migliore in una grande città. Direi che ha senso. Chi vuole restare nella stupida Bright Falls? Domenica, gliel'ho detto, mi ha risposto grazie. Affanculo, mamma mia, la friendzone brutale.
Lunedì, stanotte sono uscito ancora di nascosto. Sono andata alla grande casa vicino al lago invece di guardarla da qui come faccio sempre. Invece di restare con le mani in mano come sempre. Al diavolo, comunque lì dentro succede qualcosa di strano, voglio scoprire cosa. Ci tornerò domani con l'attrezzatura migliore. Scommetto che riesco a trovare il modo di entrare e fare qualche foto. Sarà epico. Oh, amico mio, non lo so. Vuoto. Ok. Ok, abbiamo trovato il fusibile. Ah, la nostra saga è ecologista, eh? Ok, un altro portapranzo. Che significa altri frammenti di manoscritto per potenziarci. Sembra proprio scritto da un bambino, guardate. So che a volte qui la situazione si fa difficile, ma se dovessi avere paura, ricordati che Alan veglia su di noi. Questi messaggi. Va bene. Ok. Andiamo a riattaccare il fusibile. Il tempo di raccapezzarmi un attimo per capire da che parte sono girato. È veramente molto scuro, raga. Nonostante io abbia alzato la luminosità, faccio fatica a vedere. Sentite, l'alzo ancora un po'. Più per voi che per me, perché in realtà sì, io faccio fatica, però non oso immaginare voi come vediate il gioco. Allora, portiamola un po' a 76, dai, non troppo. Ok. Sì, leggermente meglio. Ok, fusibile. Ed ecco qua. Tutto da copione, eh? Tutto da script. La casa è illuminata adesso. La sala relax è un luogo in cui puoi salvare i progressi. Infatti c'è il thermos di caffè. Allora, salvataggio manuale, è al momento. Perfetto, mi chiedevo come potessimo salvare manualmente il cuore. Ok, salvataggio rapido comunque. E adesso un'altra pagina. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Ok. Show me the terror. Allora, leggiamoci. Leggiamoci il testo completo del manoscritto. È sempre importante farlo. Saga apre la sovrapposizione di Cauldron Lake, Witch's Ladle. Sovrastava Saga e la strega. L'immagine della strega nel cartello. Sappiamo dov'è il cartello? Il cuore di Nightingale. Un grumo di carne morta in mano. La sua definizione di salute mentale era cambiata molto da quando aveva messo piede in questa cittadina, ma confidava nelle pagine. Non aveva altra scelta. D'altronde, sono delle vere e proprie profezie che si autoavverano, quindi ha senso affidarci a questi manoscritti. Saga si rivolse alla strega. Strizzò gli occhi per leggere la prima parte delle parole rituali, la linea spavata sul cuore. Recitò la seconda parte a memoria, le parole che aveva letto sulla pagina. Ti ho portato il cuore, strega. Mostrami il terrore. Wow, è troppo bello questo gioco, ragazzi, veramente. Ho gli occhi lucidi. Fuoco cammina con me. Saga inserì il cuore nel buco del cartello. Era quella la chiave e l'albero era la soglia. I sycamore trees, ragazzi. Ma quanto è Twin Peaks? Stiamo per accedere alla loggia? Quindi la setta forse voleva fare la stessa cosa. La setta voleva liberare Alan Wake prendendo il cuore di Robert Nightingale per sbloccare la soglia e accedere alla loggia nera, o per meglio dire, all'oscurità profonda nella quale si nasconde il nostro Alan. Così possiamo entrare in contatto con lui. Che figata incredibile. Ok, veramente... Se Twin Peaks fosse un videogioco, eh? Qui va la strega di Cauldron Lake. Attenzione, il suo spirito potrebbe infestare questo luogo, ma... Scusate, perché continua a darmi l'interazione? Ah, per il tabellone del caso. Facciamolo. Esatto. Nightingale è dentro una sovrapposizione. Witch Ladle è un portale necessario al rituale? Eh sì. Eh sì. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Che rituale è? Ok,
Ho trovato una pagina sul rituale Witch Sladen. È così che Nightingale ha superato la roccia. È l'ingresso della sovrapposizione. Assolutamente sì. Parole sul cuore. A quanto pare le parole tatuate sul cuore sono parte del rituale. Ok. Quindi il cuore che dobbiamo consegnare alla strega doveva avere queste parole impresse sopra affinché il rituale potesse funzionare per aprire la soglia. Oh, dai, coraggio. No? Come? Ah, d'accordo. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Esattamente. A noi in realtà è vero, non abbiamo il cartello, Nightingale's heart sì, il disappeared from the cuore. morgue. È Where is scomparso it now? dall'obitorio. Certo, adesso stupidamente pensavo di averlo io, ma non è così. Rituale, dare cuore a strega, recitare parole, strega, cartello, witch ladle, dov'è il cuore? Parole illeggibili. Dov'è il cuore? Ok, profila qualcuno. Allora, torniamo un attimo sulla setta dell'albero. Perché abbiamo ottenuto prove anche per quanto riguarda questo. Allora. Simboli della setta. Triangolo inciso sul tavolo. Graffito triangolare trovato in città. Ok. Keep trying. Devo cliccare proprio qua, sulla macro area. Il graffito è in piena vista. Ha un qualche significato più profondo. Ok. Una firma di qualche tipo. Volevano che il corpo venisse scoperto. È solo un'incisione senza senso. La simbologia della setta è quasi di tipo commerciale. Una sorta di marchio. E non rientra qua, eh? Rientra più nella psicologia, forse. Esatto. Di solito la simbologia di una setta è discreta, riconoscibile solo dai membri. Qui l'uso di simboli è esagerato, attira l'attenzione. Esatto. Nonostante loro si coprano il volto, va bene. Porta pranzo di Alex. Mettiamo il nuovo che abbiamo trovato, sempre a Cauldron Lake. Ok, perfetto. La nota menziona Alan Wake. Che diavolo sono? Andiamo alla profilazione adesso e torniamo sul nostro Nightingale. Il cuore, che fine ha I need fatto? Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Il cuore dov'è? Ok. Di questa profilazione è Nightingale's heart. fallita. Where is it? They played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Lei entra quasi in uno stato di trance, sembra una medium quando fa questa profilazione qui. I need to check the general store for the heart. Ricordati di salvare spesso, mi dice Casey, il gioco. I'm headed to the general store. Chissà I think I know perché. how to get into the overlap. Roger that. I followed some of the ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. Oh. I'll find my way back, don't you worry about it. Ok. Anche noi però dobbiamo trovare la strada, eh? Calmi tutti. Tra l'altro, raga, che bella questa cosa di. Per molti giocatori, magari neofiti, un po' più giovincelli, suonerà estremamente scomodo e macchinoso dover ogni volta accedere al luogo mentale, alla mappa, però in realtà a me piace un sacco, restituisce quel sapore old school, vintage, alla Silent Hill in cui dovevi aprire la mappa per orientarti senza gli ennesimi segnalini che ti indicano dove andare, che spezzano completamente l'immersione, cioè questa cosa è veramente una figata, a parte essere proprio molto elegante come soluzione di design, il fatto di avere un palazzo mentale al quale accedere premendo fondamentalmente il touchpad, ma poter consultare la mappa in qualsiasi momento è veramente uno sballo. Nightingale mentioned the Ok. general store. Nightingale ha I need to nominato check it out. l'Emporio. Devo controllare qui.
Ok, quindi l'emporio è lungo questa strada, perfetto. Cioè, bello, bello. È così che si crea l'orrore, eh? Questo l'emporio? Credo proprio di sì, sapete? Allora, stiamo all'occhio. Porca! Gesù Cristo. Ok. Allora. Vediamo se ci sono risorse o qualcos'altro. Porca! Madonna santa! Attiva il potenziamento della torcia per perforare l'oscurità che circonda i nemici. Ok. Madonna mia! Mamma mia, ragazzi! Usare gli antidolorifici ti permette di curarti. Gli antidolorifici sono rapidi da consumare e ripristinano meno salute. Ok. Bello il gunplay, eh? Niente affatto male. Ho avvertito proprio la pesantezza dell'arma e di ogni singolo colpo. Ok, i membri della setta sono avvolti dall'oscurità. Provengono anche loro dal Cauldron Lake. E si dissolvono. Ok. Mamma mia, ragazzi, che spavento. Bello che questa scena, tra l'altro, se non sbaglio, l'avevano fatta vedere anche in qualche trailer gameplay, ma me la sono completamente dimenticata, ovviamente, se non avrei avuto il jumpscare. Allora, lunedì 3-9, qualche attività sospetta rilevata. La sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli. C'erano delle impronte in zona, ma alcune sono state compromesse dalla sentinella. Nota per me stesso, addestrare la sentinella, direi. Martedì 4-9, niente da segnalare, qualche animale normale. Mercoledì 5-9, cacciatori in giro dopo il tramonto. Bracconieri, ho sentito qualche sparo, non era uno dei nostri. Meglio tenere d'occhio questa gente, non si rende conto del guaio in cui si sta cacciando. Tanti testi, come in Control. Non che la cosa mi I dispiaccia. should keep looking here. Sì, assolutamente dobbiamo continuare a esplorare l'Emporio, cara saga, non ti preoccupare. Però carino che ce lo dica. Ok, allora, qui cosa abbiamo? Cure. Adoro il survival. Veramente fichissimo. Un'altra pagina? Un'altra pagina del manoscritto. Ok, saga all'Emporio. E fa parte di Return, primo capitolo, invito. Saga si avvicinò lentamente verso la porta rotta, con la pistola pronta e la torcia puntata in avanti. Nightingale aveva detto che sarebbe stato lì. L'Emporio di Cauldron Lake era coperto di vegetazione. Marcio! Saga pensò alla setta dell'albero. Erano stati lì in attesa, pianificando un cruento omicidio rituale. Nel frattempo giocavano a carte nell'Emporio, come se fosse una serata di poker come tante altre. Vero? Saga fece un passo ulteriore verso la porta. Era stata rotta da un animale. Ci fu un forte rumore e Saga si ritrovava faccia a faccia con un seguace, un'enorme figura inimpermeabile. Noi osserviamo nella notte, occhi feroci dietro una maschera di cervo di plastica e un'ascia nella mano che teneva alzata. Ok. Va bene. Qua possiamo illuminare. Esatto. Che meraviglia questa meccanica. Ed eccolo, il cuore. The text on the heart is clearer now. Ora il testo sul cuore è più Legible. chiaro. Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con furore. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. In realtà tutto questo spiega anche quelli che io avevo definito voli pindarici o il suo intuito sbalorditivo. Tutto come se lei l'avesse già vissuto perché è tutto già scritto e questo gli permette di arrivare a conclusioni decisamente affrettate ma corrette. Ok. Ah, possiamo anche... Carino. Ok, abbiamo anche un selettore rapido. Allora, munizioni pistola, bende. Dunque, volevo capire come
come fare a usare il selettore rapido. Allora, senso. Ok, fare così. Anche le batterie ce le mettiamo invece giù. E gli antidolorifici basta premere triangolo, per cui non c'è bisogno di inserirli nel selettore rapido. Qua cosa abbiamo? In espansione? Ah! Oh cavolo, veramente come Resident Evil, eh? Abbiamo ampliato gli slot del nostro inventario. Ora abbiamo 3 righe e 3 colonne. Ottimo, ottimo, ottimo. Il cuore di Nightingale. Mm-hmm. Non si può esaminare ulteriormente. Ok. Ok, il bracciale con ciondoli. Il bracciale realizzato da Logan per sua madre possiede ganci per fissare dei ciondoli. Ok. Huh? Controllare con Dea bendata alla cassa. Oh, che ficata, che ficata. Ci sono dei segreti. Controllare con Dea bendata alla cassa. Eccoci qua. Ricorda, aggiorna il codice. Lotto a Washington 05 13 7 23 39 45. Madame Agnieszka. Lettura della mano e sfera di cristallo. Interpretazione dei sogni. Un numero di telefono. Ok. Questi sono i codici già usati. 705 713 717 723. Quindi da 5 a 13. No, non è così. Don't forget update code. 5 13 7. Vediamo un attimo. Non so se gli altri elementi possono servirci. Mm-hmm, 17, 5, ah, 5, 13, 17, 23, quindi dovrebbe essere 7, 3, 9, giusto? 7, 3, 9 direi, perché sì, lui mette il 7 davanti, 7, 0, 5, 7, 13, 7, 17, 7, 2, 3, 7, 3, 9 direi, non capisco questo però allora, dalla dea bendata, la dea bendata sarebbe questa. 739. Vabbè, sono abbastanza certo che la combinazione sia 739. Per cui facciamolo. Bello, bello. Ecco, a proposito di cose vecchie a scuola, anche questi enigmi qua. 739. Yes. Oh, wow. Fatevi sotto. Fucile a canne mozze. Ah, ok. Puoi assegnare le armi agli slot rapidi dell'inventario. Puoi assegnare agli slot rapidi anche gli oggetti curativi e le armi lanciabili. Sì, l'abbiamo già fatto. Allora, nello slot rapido ce lo mettiamo qua. Però, allora, mettiamo la pistola qua. Perfetto. Ok. Così possiamo switchare più rapidamente. E ci siamo fatti il nostro menu rapido alla The Last of Us. Allora, ovviamente riprendiamo la pistola. Quindi, abbiamo il cuore, giusto? Perdonami. Non volevo interromperti, Saga. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Certo che sei proprio tosta, eh? Guardate. Questo effetto di distorsione di luce è perché siamo sotto una fonte sicura. Dio benedica questi lampioni nell'oscurità. Allora, mappa.
Dobbiamo tornare a Witch's Hut, il nostro obiettivo. Ok, ci indica anche la sala relax, però il cartello della strega in realtà... Ah no, Witch's Ladle, scusate. Quindi devo scendere giù di qua. Giusto? Sì. Ah, ci sono... No, ok. No, così saliamo però. Scusate, eh. Abbiate pazienza. A parte che sciocco, posso accedere alla mappa molto più comodamente di così. Ok. Dovrebbe essere giusto. Tende, eh? Oh, ottimo. Che ne pensi del lavoro a maglia, eroe? L'ho fatto apposta per te. Ben 3 frammenti di manoscritto. Tra poco potremo beneficiare di del potenziamento. Oh, UFOs! Tutto su UFO, la guida definitiva all'avvistamento di oggetti volanti non identificati. Lo scrivo nel caso in cui dovesse accadere di nuovo e me ne dimenticassi. Ho di nuovo provato quella sensazione. All'improvviso, all'1:15, dopo aver finito la Mahama sotto la veranda della roulotte, ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Ah, ok. All'improvviso, all'1:15, dopo aver finito la mia ama sotto la veranda della roulotte, ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Scusate, ho sbagliato l'intonazione nella lettura. Notte stellata, la luna non era molto visibile. Come previsto, mi ha condotto oltre Bright Falls, a Caldron Lake. Ho provato a trovare il punto giusto, l'emozione giusta, il pensiero giusto, la combinazione per allineare tutto e farla accadere di nuovo, col terrore che accadesse. Stavolta no, con frustrazione ma anche sollievo. Ho scrutato il cielo cercando le forme, gli oggetti, niente. Ma sbattendo velocemente le palpebre mi è sembrato di averlo visto, l'immagine residua di un ottaedro. Che figata! È svanita in fretta. Mentre stavo per rimettermi al volante ho sentito che qualcuno mi osservava. Qui, ma non qui. È lui. Lo so. Sa che mi sta avvicinando? Sono sulla pista giusta. Ho fatto bene a venire a Bright Falls. Ok. Succedono decisamente cose strane in questo luogo. Ma ormai direi che non ha nemmeno senso dirlo. E io ho sbagliato strada alla stragrande. Ok. Dovevo prendere una deviazione all'incrocio prima. Vabbè, non tutti i mali vengono per nuocere comunque. Di qua, direi. Però scusate, qui è chiuso. E infatti dovevo salire. Abbiate pazienza, non è proprio semplicissimo orientarsi. Ma le impronte, effettivamente le impronte di Nightingale ci guidano, eh. Per cui meglio fare affidamento a quelle, seguiamole. Ok. Io. Oh cacchio. Molto, molto. L1 ti permette di schivare gli attacchi dei nemici. Ok, oh cavolo. Non mi aspettavo ne facesse un altro. Caspita. Ricordo di usare i rifugi sicuri per nasconderti dai nemici e curarti in combattimento. Ma se premevo triangolo non devo usare l'antidolorifico velocemente? No! Caspita, non ho avuto neanche il tempo. Ok, abbiate pazienza. La storia non va così, eh.
Primo game over. Con i primi due nemici, praticamente. Oh, caspita. Usare gli antidolorifici triangolo. Io l'ho premuto triangolo. Ok. Quindi devo di nuovo sbloccare il fucile. Aia. Non è troppo generoso con i checkpoint il gioco. Va bene. Oddio, non mi ricordo. Maledizione, chi se l'aspettava di dover ricominciare così indietro? Ok, allora sentite, facciamo una cosa. 7-2-3, abbiamo detto 7-3-9, sì. Facciamo che torno prima al posto sicuro. Però, cosa che mi fa un po' strano è che io vi assicuro ho premuto triangolo. Non vorrei sprecare un antidolorifico per capire se ho sbagliato qualcosa. Ok. Velocemente, tac. Ok, le cure me le metto un'altra volta. Anzi, facciamo così. Nel dubbio, per non saperne leggere né scrivere, io me li metto comunque qua sopra. No, riaccendi, cara. Va bene. Scusate. Cartello, preziosissimo, General Store. Ok, cabina telefonica, punto di riferimento. Ottimo. E di qua dovremo tornare alla stamberga della strega. Giusto? Giusto. Facciamo un bel save. Vi dirò di più. Ne facciamo uno manuale e uno rapido. Ok. Perfetto. Rimettiamoci la pistols e scendiamo da qua. Comunque, dicevo, ora al di là della mia incapacità a schivare, con cui dovrò prendere la mano L1 così, ok, mi sembra molto molto migliorato il gameplay rispetto a quello di 13 anni fa. E voi direte grazie al Keith, però allora, la cosa migliore, in ogni caso, è tenerseli a distanza. Ma quanti colpi ci vogliono? Una fucilata. Bel lavoro, Saga, sì, però. Caspita. Cioè, mi è rimasto un proiettile, ragazzi. Forse devo fare più headshot. Urca miseria. Gran bel survival. Eccoci qua. Il cuore di Nightingale. Facciamolo. On your way. Casey. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga.
Going in solo. Ragazzi, che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Sarò ridondante, ma... wow. Logan? Logan! Oh, no, 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 no. Where are you? Saga, non può essere Logan. What the fuck was that? Esatto. Logan's back in Virginia. Calma, calma. Dove siamo? Ragazzi, questo è cinema, eh? Questo è cinema. Anzi, no, perché? Questo è videogioco. Perché solo col videogioco si riesce a fare una cosa del genere, però wow. L'effettistica dell'apertura della soglia è stata meravigliosa. Con quella sovrapposizione di immagini. Oh no, è un loop. Did I get turned around? Siamo tornati qua. No, this is right. This place is looping. Esatto. Like a nightmare. Ok. Mamma mia. È stupendo, ragazzi. Era da Hellblade: Senua's Sacrifice che non provavo questo tipo di sensazioni giocando. Meraviglia. Need to find Nightingale. Ok. Usa la luce. Un'altra pagina del manoscritto. Un modo per andarcene di qua. Lo scrittore andò nel lago, scacciò la presenza oscura. I posseduti erano ancora nascosti nel bosco. Il luogo buio si ridusse, la corrente trascinò nel lago coloro che all'interno avevano l'oscurità. Nightingale era lì, era uno di loro. Ok, ecco, è andata proprio così. La presenza oscura, Jagger l'aveva preso. Barbara Jagger, la moglie dello scrittore Thomas Zane, era la strega che lui aveva provato a riportare in vita e che poi ha iniziato a prendere il controllo del lago, no? È l'entità del lago di Cauldron Lake, la presenza oscura. La strega gli aveva rubato il cuore. Ok. Quindi coloro che avevano all'interno l'oscurità sono stati trascinati nel lago. Quindi anche il dottor Hartman, se non sbaglio. Affondarono sotto le onde, il luogo buio, vagando tra le ombre mormorando. È buio, mi sono perso. Dove sono? Chi sono? Non ricordo. Fa freddo. Splendid Cottage in affitto a Bright Falls. Chi l'ha detto? Mi sentite? Mi serve aiuto? Per favore, basta. Cosa ho fatto? Devi tirarlo fuori. Le loro forme cambiarono. Echi dei sogni dello scrittore. Comparivano, scomparivano. La storia seguente è quella dopo ancora. Lo scrittore era di nuovo all'opera. Ecco come Nightingale è finito nel lago. Quando si è ridotto lo spazio, sono stati riportati nel luogo buio. Se non sbaglio, anche nel primo DLC di Alan Wake noi rivedevamo quei personaggi, o nel primo o nel secondo, non mi ricordo se era The Signal o Departure, ma in ogni caso, sì, echi dello scrittore che si muovono nell'oscurità. Ok. Il problema è che continuiamo a essere all'interno del loop, eh? Oh, 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 oh. Forse... wow, ragazzi. Forse la pagina ci ha permesso di proseguire. Guardate che roba. Oddio. Era lui. Era Nightingale.
He's here. Nightingale. Qui Nightingale, un'altra pagina. Ok. Seguivo da un'eternità la pista dello scrittore. Lo scrittore che detestava Hemingway, Bukowski, Wake. Ti prenderò, ti troverò, te la farò pagare. Ci sei dentro fino al collo. Scese nei tunnel, dalla città oscura fin nell'oceano di oscurità. Prossima fermata, stazione di Caldera Street. Qualcosa, una presenza tremò. Non era un treno, le ombre apparvero sulla piattaforma. La setta dello scrittore lo attendeva lì. La setta della parola. Quindi la setta l'ha creata Alan. Un seguace si avvicinò. Ora porto le sue parole vicino al mio petto. Non si è messo nel lago finché lui non lo permetterà. È stato catturato, assassinato, lo hanno preso, non l'hanno preso. L'odio gli ha permesso di rinascere. Era lì, ma era risorto, mandato a cercare l'interruttore dal lago, che non era un lago, bensì un oceano. Mamma mia. Che spettacolo. E se provo ad aprire la mappa qua? Già, non funziona, Non funziona affatto. Continuiamo a immergerci nella sovrapposizione. Trappola, fuggire. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Il distintivo di Nightingale. Ok, abbiamo preso un medikit, proiettili e batterie. Ragazzi, è così che si racconta una storia, eh? Tra le altre cose, questo Alan Wake 2, una lezione di storytelling. Mandato a cercare l'interruttore. Wow. Guardate che roba. Siamo in una galleria. Caldera Street. La sovrapposizione tra la realtà di Alan Wake e questa. Il crocevia tra i due mondi. È lui? Nightingale? Oh no. Ok. Cavolo. Mirare i punti d'origine infligge danni devastanti. Ok. Perfetto. Oh no, 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 no. Gesù mio, cazzo. Di nuovo qui. Qua c'è qualcosa. Munizioni. Dove sei? Porca vacca. Cavolo. Ci vedo. Mollami. Liberati, liberati, Saga. Ti prego. Ok. Quick time event. Mi sto premendo triangolo per curarmi, ragazzi. Ve lo giuro. Lo sto premendo. Coraggio. No, no, no. No, sono in trappola. Via, via, via. Via, 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 via. Dobbiamo scappare. Dobbiamo curarci anche. R2.
Ok. Come sai? Passiamo in trappola. Maledizione. Ok. Mostrami i tuoi punti deboli. No, munizioni. Oh, cavolo. Mamma mia, è tosto, ragazzi, eh. Munizioni qua, dammele presto. Ok, ok. Via, via. Dove sei? Aiuto. Ok. Via. Cacchio. Liberati presto. Ok. Via. No. Usa R1 per schivare. L1 per schivare gli attacchi dei nemici quando c'è a terra. Ok, via, 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 via. Via. Porca miseria. Ok, ho sbagliato. Perdonatemi. No, 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 no. Ah. Sono morta? Allora, via, 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 via. Ah. Dio, non è per nulla semplice, ragazzi. Non è per nulla semplice. Affatto. Ok. I casi di punti di interesse tengono traccia delle informazioni degli oggetti acquisiti dalla saga per mostrare i progressi. Allora, io direi di interrompere il video qui, con calma, anche perché ho un po' idea che sconfitto il nostro Robert Nightingale si concluderà il capitolo, e comunque anche qui abbiamo raggiunto il minutaggio per la registrazione. È difficile, eh? Non è affatto semplice, considerando che sono i primi nemici che incontriamo, già due game over e abbiamo appena iniziato a sparare. Devo sicuramente prenderci la mano, ricordo che anche col primo Alan Wake ho fatto abbastanza fatica, ma qui non penso che sia un problema del gioco, ma un problema mio che devo un pochettino entrare nel mood del gameplay. Perdonatemi quindi se ci sarà un po' di trial and error, perdonatemi anche per questa ennesima chiusura un po' brusca, però caspita, questa parte qua di sovrapposizione è stata veramente incredibile, resa benissimo a livello estetico, raccontata magnificamente e tutto attraverso l'interazione. Non ci sono tante cutscene in questo gioco, eh? Assolutamente no. Viene usato un mix di effetti con queste pellicole in sovrapposizione per l'appunto col gioco, che funzionano sia a livello narrativo che a livello metatestuale, perché vediamo la sovrapposizione tra due linguaggi differenti, quello cinematografico e quello videoludico, appunto. Veramente, veramente efficace. E vabbè, davvero i rimandi a Twin Peaks si sprecano, però non sono plagi, sono citazioni e omaggi che sappiamo che Sam Lake adora disseminare all'interno delle sue opere, e lo fa con grande perizia, maestria e autorialità. Tanta, tanta roba, veramente stupendo. Io vi saluto qui, vi aspetto alla prossima puntata, dove avremo una bella gatta da pelare, eh? L'agente Robert Nightingale sembra tosto, e dobbiamo anche studiare i suoi pattern, perché fa quell'attacco simil onda di oscurità che non sembra essere affatto banale da schivare. In più prese, ok, lo studieremo con calma, ma confido nel fatto che ce la faremo. Abbiamo con noi il potere della luce. Alla prossima, ragazzi e ragazze, statemi bene. Ciao ciao.